ma sei ancora così? Ma dico, ma stiamo scherzando? Sto facendomi la barba. Si vede benissimo cosa stai facendo. È l'orario che non va bene. Io se non mi faccio la barba davanti alla telecamera non mi ci metto. E allora dovevi incominciare a fartela prima, no, va bene? No, mia, perché prima ho dormito. Hai dormito, sì. Già, tu puoi dormire, se dormo io non si può. Ma cara comunque mia, non tu non vai a letto alle 5:30 del mattino. Infatti, per stare su a scrivere quello che dovresti dire tu e che poi non dici perché lo inventi. Carino, ti piacerebbe? Invece ci incontriamo di notte in continuazione. Basta non farmi andare fuori dal seminario. E tu non farmi tagliare. Qui bisogna assolutamente rispondere a questo Stefano che ha scritto perché vuole sapere delle cose e bisogna stringere la trasmissione. Ma come stringere la trasmissione? Okay, basta, te lo dico. Questo qui è una trasmissione di varietà che dura mezz'ora. Questa mezz'ora, a questa mezz'ora, ma la gente è troppo deve lungo. Non parlare quando parlo io. È troppo lungo. Allora, no, è troppo lungo. La gente deve abituarsi a vedere un varietà di mezz'ora, non di 5 minuti. Cosa esprimo io in 5 minuti? Ma no, chi se ne frega di quello che esprimi? Stringi e dai meglio di te, no? Sì. Vabbè, basta, senti, questo Stefano scrive: caro Roberto Brivio, sei sempre amico di Lino Patruno? Certo che sono amico di Lino Patruno. Ah, benissimo. Vi sentite spesso? Gli ho telefonato anche ieri, guardo un po'. Perché non gli fai una bella intervista? Ah, io l'ho fatta già l'intervista. Ah, l'hai fatta? Ah, certo, ma non ti ricordi, eravamo assieme. Eravamo assieme. Era a fare un concerto lì a Buccinasco. Buccinasco è quello che ti dicevo io, che mi hai chiesto dove era quel posto. Perché già pensavo. Siccome io ho detto è Buccinasco, ma no, ma figurati. Ma no, perché mi pareva che fosse in fondo a Via dei Mistaglia. C'è un ponte e dentro quel ponte lì. Ma in chi fondo se ne c'è frega, insomma, va bene, non importa. Vabbè, dai. Sì. Allora, che cosa devo scrivere? Cosa devo fare? Allora scrivi, come si chiama quello lì? Come si chiama quello? Stefano! Sì, scrivi. Caro Stefano! Allora, caro Stefano. L'intervista! L'intervista! A Lino Patruno! Lino Patruno! L'ho già fatta! È già stata fatta! E adesso? E adesso? Te la mando in onda! Te la mando in onda! Hai visto? Onda. È facilissimo! Okay. Benissimo! Ecco, io e allora? Cosa facciamo? Allora adesso ci ascoltiamo l'intervista. Adesso facciamo l'intervista e poi facciamo tutto il resto. Nel frattempo preparati. Ma sono a posto, ho appena fatto la barba. E non urlare, sai, non urlare. Io urlo finché voglio. Ma come urli finché voglio? E bambina gira il bar, ne? Gira il bar, gira il bar. Ma senti, me lo giri da solo. Lino Patruno, grande del jazz, grande del cabaret, grande anche come amicizia. Quanti anni ci conosciamo? Sono, credo, più di 50. Più di 50 anni. 50 sì. Anni passati sulle scene, un po' assieme, ma soprattutto tu, da solo, con le band di tutto il mondo. Di tutto il mondo. Dico bene. Continuare ancora il jazz per 100 anni, e questo lo so. Ma questo jazz qui, non quello che si suona in giro, che non mi piace per niente, quello che va di moda, il jazz classico, il jazz tradizionale, è questo che mi piace. Mi piace quando sei polemico. Ma sono sempre polemico. Ti piace la canzone italiana? No. Ti piace Sanremo? Non l'ho mai visto. Non l'hai mai visto? L'ho visto solo due volte, una volta perché abbiamo cantato noi, Gufi, e una volta perché qualche anno fa ho accompagnato con la mia jazz band questa ragazzetta Risa, e basta, perché mi hanno chiesto di farlo, mi hanno offerto dei soldi e quindi l'ho fatto. Cosa ne pensi delle canzoni di adesso? Non mi interessano, non mi piacciono. Io sono fermo a Gershwin, Kern, Porter, Rodgers e Hart. Mi piacciono la musica americana degli anni 20-30. Poi voglio dire, dopo gli anni 50 non mi interessa nulla. E del cabaret di adesso?
Esiste un cabaret di adesso. E del teatro? Esiste un teatro adesso. E del cinema? Esiste un cinema adesso? Io sono retro, mi piacciono solo le cose di una volta. Signore e signori, Lino Patruno. Cosa stai facendo? Che è sempre un orso, sempre. Sto studiando un pezzo jazz. Ma non farmi ridere, per favore. Ridi pure. Ma se non sai suonare neanche Fra Martino Campanaro. Ma come? Non so, ma senti che musica divina sto facendo. No, non la sento. Guarda, sì. Non la sento. Sì. Adesso voglio proprio vedere. Ecco, e non male che non la sentiamo. Basta, basta, Brivio, per l'amor del cielo, le mie orecchie stanno per scoppiare. Sei nata per rompere, sei nata. Sono nata per... Sei tu che sei nato per strapazzarmi le orecchie. Ma io ho le idee, Ma non farmi ridere? Guarda, dimmi, Edoardo dimmi. Fiorini, chi no, è? Jazzista, personaggio straordinario, no? Sta scrivendo un libro, così, con tante altre persone, intitolato Ai milanesi che piace il jazz. Ti capisci? Ai milanesi. Siccome io sono milanese, no? E non offenderti, sei milanese anche tu, ma tu non sai suonare il jazz, mi ha chiamato a partecipare non al libro, ma al disco che è abbinato al libro. Due dischi, due CD. Spero che tu non debba suonare. No, guarda chi c'è qua. Lelio Lorenzetti, Carlo Bagnoli, Giorgio Casellato, Pasquale Liguori, Jack Russo, Franco Cerri, Lino Patruno, Luigi Tognoli, Enrico Intra, Nando De Luca, Vittorio Castelli, Mario Rusca e Paolo Tomelletti. Ma ragazzi, io sono qui in mezzo al mondiale. Ma certo, ma tu devi cantare, per fortuna. Ma certo che canto due canzoni. Brivio, guardami in faccia, per favore. Sì, guarda. L'importante è che tu non suoni. Ma mi raccomando. No, ma santo Dio. Ecco, io canto e se voglio suonare mi metto che suonare. No, poi, non puoi suonare. Senti, le canzoni che mi hanno dato da fare per quelle. Bill Street Blues del 1917, che è stato tradotto in milanese con il titolo Stretta Bagnera. Ecco, poi. Cosa vuol dire bagnera? La bagnera è una villa dove c'è stato un grosso delitto qui a Milano, eccetera. Sweet Georgia Brown del 1925, no? Che è stata tradotta con il titolo Caterina Colombo. Caterina Colombo. È una cosa incredibile. Tutto questo nasce dal fatto che hanno letto il mio ultimo libro, Canzoni Popolari Milanesi, dove racconto la storia che finita l'Accademia d'Arte Drammatica, io ho fatto tutte le cose in regola, attore, diplomato, quante palle che ci dicono tutte queste cose qua. Bene, in questo libro, nell'ultimo libro che ho scritto, Canzoni Popolari Milanesi, assieme a Luigi Inzaghi, scrivo delle storie per ogni canzone. E una di queste storie, che cos'è? Subito finita l'Accademia, esco e vengo scritturato da una società di Milano per fare il giro delle osterie, 20 osterie, e presentavo lo spettacolo, e c'era Gil Cuppini alla batteria, basso e Val D'Ambrì, ma una cosa incredibile, fantastica. Io facevo con loro dei pezzi, non suonavo, ma recitavo già da allora. C'è un pezzo famoso di un autore, un giornalista grandioso, Guglielmo Zucconi, un grande, grande nome. Io questo pezzo famoso, intitolato La batteria, io lo facevo all'unisono. Eri da solo in questa, cioè nel presentato. Ma sì, beh, insomma, c'era Romano Battaglia. Che lavorava con me all'Angelico subito dopo, eccetera. E Umberto Tabarelli, che faceva l'attore allora, straordinario, la Laura Africa, che lavorava anche lei nel teatro per ragazze dell'Angelico, ma nello stesso tempo presentava lo spettacolo assieme a me. Stringendo, dove andiamo a parare? Cosa ci fai sentire adesso? Cosa ci mangi? Ti faccio sentire La batteria di Guglielmo Zucconi, con
un accompagnamento batteristico straordinario di un grandioso batterista, e poi vi dirò anche il nome in diretta. Spero che tu non voglia metterti a suonare anche la batteria, eh? No, perché no. Me ne vado di casa, te lo dico subito. Ma allora lo comprerò subito la batteria. Corri! Io entro così, senza la melodia, sono la batteria! Sono figlia del tamburo! Oh, mio padre! Mio padre! Che stile, che talento! Amava Shakespeare! Amava Shakespeare, sì. Non c'era morte in Shakespeare. Non c'era attesa di morte di eroe o di fanciullo per veleno, pugnale o mala sorte senza l'implacabile rullo. Poi venne la mamma. Mia madre era un tam-tam. L'Africa, l'avventura. Il connubio fu là, nella foresta. Diri diri gamba, diri diri gamba, tuana ba, diri diri gamba. Diri diri gamba, duana ba, duana ba, diri diri gamba, diri diri gamba, duana ba, duana ba. Diri diri gamba, duana ba. Notti di cupa foresta. Nacqui e fu lo scandalo, via la meticcia, via la mulatta, via la batteria, via la matta, via via, sulla via del mogano, del sangaro, sulla via degli schiavi, sulla via del avorio, ogni conservatorio per me è Alice del Rossi. Scusatemi lo shock. Sono figlio del tamburo e di un tam-tam. Black and white. Sorry. Sono come la mano dell'uomo africano. E nero il dorso, sì padrone, come la mano dello schiavo la sera sul Mar dei Caraibi che batte, e batte, e batte, e ancora batte, e batte ancora fino all'aurora, batte, batte, sopra le latte di ventina vuote dei suoi padroni, dell'uomo di pelle bianca, dalla canca da 5 galloni. Lasciatemi, lasciatemi, vi prego, essere una volta sola, romantica come il violino, come la chitarra, come la mandola. Fate una canzone, una,
dove c'entri io e l'amore, io e la luna, io e il cuore, io e la passione. Fate anche per me una poesia, anche per me la mulatta, la matta. La batteria. Sì, io lo canterò e va bene, ma non ha importanza. Lascia che il jazz lo faccia Lino Patruno. Sì, hai ragione. Lo sai che c'è un pezzo meraviglioso di jazz intitolato Blues in Milan? Ah, lo conosco, è bellissimo. Cantato da Lino e dallo Swamp. Ascoltate. E poi l'ho cantato io con Lino. Basta, stai zitto, ascoltate. Bene signori, avete ascoltato poco tempo fa una delle tante stupende esibizioni di un complesso di jazz. Ma d'altra parte è anche doveroso a questo punto rendere un omaggio particolare al mio amico Patruno, colui che già da negli anni giovanili aveva fondato, diretto e portato a successo la famosa Riverside Jazz Band di Milano, ancora prima dell'avvento del primo centro-sinistra. Dicevo di mio Patruno che ha portato poi a successo altri complessi, altre bande, come si dice in gergo jazzistico, ed è per questo che ho il piacere, oltre che l'onore, di presentarvi Lino Patruno, his guitar and his voice in Blues in Milano. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. I'd like to play a very beautiful composition that I play and sing, and my friends play in Italian language. I write this composition when I went to the jazz festival of Newport. A Porta Nuova, sì. Newport in the United States of America. With my friends, Jerry Mulligan, Count Basie, Ella Fitzgerald, Jerry Mulligan, cala. Ten Getz, and many other musicians. Ma ti vedi quinto bale in inglese o no? Una volta che io ho fatto il pathos, yes, no? Che c'ho l'attenzione della... Ecco, quando c'ho il pathos, l'attenzione della folla. People, yes. E tu devi accostarti e poi anda col brano. Oh, I understand, boy! Yes, boy, good! You will be the baddest for me now. Good to fare il pathos? Yes, you will be the baddest. Ve lo faccio come se fosse uno striptease su un'altra antenna privata. Ladies and gentlemen, Lino Patruno's guitar and his voice in Blues in Milan. Sei gay adesso? The accordation of the guitars. How is good? You wanna be the painter? You present me, please. Beh, l'ultimo se lo può io. Okay. I don't like this pedals, bad pedals. Concentration, please, ecco, ladies and gentlemen. A one, two, three, quattro. Eh no, adesso è colpa vostra, però. Se ridete in quel punto qua, si rompe il pathos. Cioè, potete ridere un momentino dopo, che tanto è buono lo stesso. Ma se ridete in quel punto qua, siccome il jazzista di natura è suscettibile... Sasciate di Tito Ball, mi dice un'altra roba, cioè... Se voi spostate un attimo il ridacchino, sennò qui ragazzi, ne via più.
without Pedro. Sì, without Modi Schule, sì, ti capisco. I present, yes, ecco, bravo. Sì, Stella. Yes, without sì, all things, yes, ecco, bravo. Yes. Atmosphere, yes, swing, jazz, yes, yes, what's jazz? Allora. Oh, yeah. Oh, mamma, 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 sultanda in del barbero. Cioè lui dice, oh, mamma, 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 sono stato dal parrucchiere, yes! Sai? Sì, appunto, sottolinea il fatto che è andato dal parrucchiere. E l'era sabato, ma l'era piendeggia. Ma essendo di sabato, era molto affollato, sei mamma, con questo parrucchiere costì. Oh, mamma, 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 iabasosas, mi sono tornato indietro. E vedi, mamma, mamma, iabasosas, si sono tornato indietro. Yes, mamma, 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 mi sono, sono, perché? Oh, mamma, più volte, io non so, non so il perché. Mi po' di minga, se tam giù al caffè. Tu dici, non posso mica, vedi, mamma, sedermi comodamente di giù al bar. Mi sposta la cadrega, gli abbasso sas e mi fanno burla in tre. Cioè praticamente gli amici mi spostano la poltroncina e mi fanno tomborlare all'indietro, mamma. Yes, mamma mia, mammetta, gli abbasso sas, mi piaceria sapere. Oh, mamma mia, mammetta, pugiate sui sas, questo non so cosa dire. Mi piacerebbe tanto di sapere. Chi è quel pirla? Malurde delinquente. Dice che è quello sciocco, allocco e indiziato. Che il magratta la foto del pele. Che si è impossessato esclusivamente della fotografia del famoso calciatore brasiliano che tenevo gelosamente nel portafoglio. Mamma, mamma, è un'ora che sono qui. Eh sì, mamma, mamma, è un'ora che sono qui, sai, mamma. Davanti al mio barbè, che dentro primisce. Cioè, sono qui davanti al mio parrucchiere, ma questa volta non c'è dentro proprio nessuno. Pensa che bello, mamma. Però mi vengono dubbi, abbasasas, a già le lunedì. Però vedi, mamma, adesso mi sta sorgendo un dubbio, porca Eva, lunedì. Oh, yeah! Thank you, ladies and gentlemen! Cosa stai facendo, scusa, eh? E come cosa sto facendo? No, ma dico, dove credi di andare, conciati, quella maniera lì? Mi hai fatto una domanda o no? E io rispondo alla tua domanda, se mi interrompi... Cosa sto facendo? Sto cercando di vestirmi appropriatamente per poter presentare l'operetta, perché questo è il momento dell'operetta. Oh, che bello, quello mi fa piacere. Ma perché non mi hai chiamata allora, scusami? Ecco, come faccio a chiamarti? Tu sei protagonista del pezzo. Allora hai fatto bene. Grazie per questa meravigliosa attenzione. Signore e signori, sì. Ecco voi, grazie Maria. Esagera. Signore e signori, ecco voi la grandissima. Esagera. Signore e signori, ecco voi Grazia Maria Raimondi. Bravo! Prima lezione, ripetete con me. Vi voglio bene. Vi? No. Su Via Claretta poche storie, qui non ci sono esse. Ripetete con me, vi voglio bene. Vi voglio bene. Benissimo. Seconda lezione. Mi piacete. Mi piacete. E voi mi piacete molto di più. Terza ed ultima lezione. La più bella ed anche la più difficile. Io ti amo. Io? No. Su via, Claretta, non c'è che da ripetere con me. Io ti amo. Prima ero timida, quel fiore di maggio. La gioia lucente che mi dimentico che ora è. Quando ci saremo sposati, a quelli che vorranno saper dirò. Quando ci siamo baciati, quel bacio certo non era di fuoco, ma poi quando venne maggio in fior fu tutta molle di languor. Fiori per me il tuo grande amor, lei che era molto timida, ora perso ogni timore. L'anno di maggiore Frigismondo, perché
me. Sulla bocca non puoi voler, c'è la zucca qui da baciar. Tutto ciò è meraviglioso, io ti potrò baciare dove vorrò. Se una rondine sta a guardarci da un ramo, allora io ti dirò. A voi parrà impossibile, ridicolo, incredibile, che molti m'ha tentata, neppure mi ha mai baciata. A voi saprò resistere, ma temo il tuo insistere, perché son tesi i sensi miei. E per te perfinirò. Ma ciao amore, cosa stai facendo? Ciao. Ciao tesoro. Oh, grazie. Ma che meraviglia essere ricevuto in questo modo. Sto scrivendo... Sempre con le dovute lontananze, cioè, purtroppo. Sto scrivendo l'articolo in milanese per il giorno, no? Perché se tu non lo sai, io sono uno... l'unico io che scrive in milanese. Sono gli altri che forse non lo sanno. Ah sì, se voi non lo sapete, sono l'unico a scrivere in milanese su un quotidiano, 3 giorni alla settimana, martedì, giovedì e domenica. Capito, e allora così mi sto sbagliando, sto pensando. E siete l'argomento qual è? L'argomento? Sì. No, lo sto creando. Al momento non posso anticiparlo perché le idee mi arrivano in testa una dopo l'altra, così, eccetera, eccetera. Sì. Crei al momento. Sì, ma veramente ci sarebbe un argomento? Ah, sì? Sì, voglio parlare a proposito di queste vignette che pubblicano dappertutto e che naturalmente le vedi imperversano nei telefonini. Ecco, queste vignette mi hanno fatto pensare all'idea di poter istituire un concorso per giovani vignettisti, ragazzi che dagli 8 ai 16 anni, no? O anche prima se vogliono, fanno le vignette scrivendo naturalmente, dimostrando il loro umorismo. Sai chiaro? Cosa ti dico, sì? Tesoro? Non sono affatto d'accordo. Ma come, figurati se tu non eri d'accordo, ma per quale ragione non sei d'accordo? Ma non sono d'accordo, perché tanto li mandano lo stesso. Cosa, ma te cosa vuol dire? No, non i ragazzi. C'hai questa idea? Cosa ne sai tu, non i ragazzi? C'è mica l'età di quelli che li mandano. Questa idea me l'ha data tua nipote, che mia poi nipote. Sarebbe anche la mia nipote, ecco, 12 anni, e ha mandato una vignetta straordinaria. Ecco, questa è mia nipote, e quest'altra qua, e quest'altra qui, sì. È la vignetta che lei ha fatto, eccola qua. Hai visto che carina? Ecco, tu pensa l'umorismo dei ragazzi, dei bambini, che va a finire sui telefonini, e invece noi lo mettiamo in una trasmissione vera, una trasmissione di varietà, e poi andranno anche sul giornale, andranno, sono fantastici. Premi? Premi? Leggo già la tua domanda, ci saranno premi? No, non ce ne sono di premi in questo momento. Il premio è la pubblicazione, il premio è la partecipazione, no? È chiaro. Se ci sarà qualche sponsor, allora magari vedremo di convincerlo a dare qualcosa ai ragazzi. Previo. Sì? Sono perplessa. Sei perplessa? Perplediti. Perpliditi, ma non dire cavolate, dai. Insomma, quella roba lì, ecco, sono fai pure. Perplesso. Ma le vignette sono straordinarie. Questo è vero. Evde kaldığımız bu süre içerisinde yiyoruz, içiyoruz ama mutlaka spor yapıyoruz. Mutlaka. Kapattın mı? Buongiorno. Buongiorno. Carabinieri. Allora. Come mai? Come mai è in giro lei, mentre tutti stanno a casa? Io non sono in giro. Come non sei in giro? No. Per favorisca i documenti, per favore. L'autocertificazione. L'autocertificazione, certo. Vediamo perché lei è in giro. Che questa che cosa c'entra? Questa che cosa vuol dire? Scusate. Barilla. No, c'è Barilla, c'è casa. Ah, ok, allora può andare.
La quarantena è finita, potete uscire. Pianto. Ma caro, cosa mi avrai sempre sul balcone? Che meraviglia! Straordinario! No, wey, chi è che ha messo queste sedie? Non si può stare a un metro di distanza. Ecco, va bene, ho salvato il metro, siamo a posto. Beh, senti, però un relax e l'altro, sai cosa ti dico? Diamo l'appuntamento alla settimana prossima!